perché attraverso il metodo e la credibilità si può creare una Palermo diversa, e finora ci hanno riempito di parole ma non hanno realizzato quel cambiamento che noi volevamo. Ma il cambiamento parte da noi. Io auspico davvero quella che potrei definire una politica dell'empatia. Sapete cos'è l'empatia? L'empatia è l'immedesimazione negli altri, il mettersi nei panni degli altri, di chi si soffre o di chi gioisce. E questa è la crisi della politica attuale. La politica ha smesso di immedesimarsi nella gente e nei cittadini, si è scordata di quella che è la realtà, perché la comprensione della realtà non parte attraverso il distacco o l'esercizio del potere, ma bensì attraverso la partecipazione, la comunione empatica con i cittadini. E il Movimento 5 Stelle è nato per questo, per ridare dignità a tutto ciò, perché è la stessa libertà che è stata messa in crisi, perché una sana libertà si fonda sulla fiducia, su rapporti di fiducia e di lealtà, e non ci hanno fatto ormai perdere la credenza in qualsiasi di questi valori. Il Movimento 5 Stelle deve ristabilire, ha ristabilito con forza questo rapporto, perché noi siamo come voi, noi siamo cittadini, noi il contatto con la realtà non lo perderemo mai. Riprendiamocela Palermo! Signori, Giancarlo Cancelleri, una cosa e poi Ale. Buonasera a tutti, vi rubo un minutino perché voglio raccontarvi ancora l'ulteriore epilogo di quella storia che vi ho detto l'altra volta a Piazza Bologna. Abbiamo rinunciato alla pensione, alla quella vergognosa pensione che i deputati regionali percepiscono soltanto dopo 4 anni, 6 mesi al giorno, perché per spaccarsi la schiena con la legge Fornero devono essere buoni tutti, pure chi l'ha creata quella legge. Allora però noi il giorno 6 di giugno, che è il giorno del privilegio, il giorno nel quale i politici dell'Assemblea regionale siciliana matureranno il diritto ad avere una pensione a 65 anni di 1023 euro lordi, avendo lavorato solo 4 anni, 6 mesi e un giorno. Però vogliamo andargliela a dire sotto il palazzo, e non vogliamo essere soli ad andargli a dire sotto il palazzo che si stanno appropriando di denaro vergognoso, ed è umiliante ancora fuori dal palazzo guardare quella gente lì arroccata dentro il palazzo e difendersi il privilegio. Quindi faremo una passeggiata che partirà dai Quattro Canti giorno 6, lo so è martedì mattina, molti di voi lavorano, ma chi può, se riesce, si liberi, serve solo un'oretta, dalle 10:45 ci vediamo ai Quattro Canti, facciamo una passeggiata pacifica, tutti i cittadini, ci rechiamo sotto l'assemblea regionale per andargli a dire quanto quelle persone che si prendono quei privilegi schifosi ancora oggi ci fanno schifo e non ci rappresentano più, e vogliamo mandarli a casa. Ciao Alessandro Di Battista, buon pomeriggio a tutti. Grazie. Grazie a tutti e buon pomeriggio. Prima, ascoltando Ugo diceva non ci contamineremo mai. Eppure noi veniamo da questa stessa Italia dove esiste la corruzione, la contaminazione, il malaffare. Non è che noi veniamo da Marte. Quindi chi vi garantisce che non diventeremo mai come gli altri? Nessuno. Però non è che vi sto dicendo fidatevi, vi sto dicendo quelle che sono alcune regole del Movimento 5 Stelle che riducono drasticamente la possibilità di contaminazione. Nel momento in cui noi candidiamo esclusivamente incensurati, si riduce la possibilità che uno dei nostri possa rubare. Non si esclude, che purtroppo esiste la corruzione fin dalla notte dei tempi, però si riduce drasticamente. E soprattutto nel momento in cui noi abbiamo la regola dei 2 mandati e poi a casa, ovvero siamo impossibilitati a stare tutta la vita nelle istituzioni, perché sappiate che la politica è l'unico mestiere, tra virgolette, che inizia a fare peggio quando diventi professionista. Nel momento in cui noi non possiamo, da regolamento, stare troppi anni, più di 2 mandati, dentro i palazzi, è nel nostro stesso interesse migliorare la società fuori, che non è Montecitorio, non è neanche la regione siciliana, il comune di Palermo, ma il mondo reale, al di fuori delle istituzioni, e nel nostro interesse migliorarlo proprio perché saremo costretti a farvi ritorno.
Io ormai sto per finire la mia prima legislatura e quando sono entrato 4 anni fa pensavo che i corrotti fossero il male maggiore. Per l'amor di Dio, la corruzione è drammatica e ci sono dei personaggi lì dentro che non ve li raccomando. A distanza da 10 metri dove sono seduto io c'è seduto un tal Luigi Cesaro, detto Gigina Polpetta, e lui è l'autista del fondatore della nuova Camorra organizzata, Raffaele Cutolo, e la settimana scorsa lui è indagato per reati gravissimi, la settimana scorsa gli hanno arrestato per Camorra 2 fratelli. Qualche anno fa c'era uno scranno vuoto sulla destra invece della parte del PD, era occupato da un tal Franco Antonio Genovese di Messina che si fotteva i soldi destinati alla formazione dei giovani siciliani, poi dice che i giovani scappano dalla Sicilia per trovare lavoro. Un paio d'anni fa venne arrestato il presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, Giancarlo Galan, ex ministro e ex presidente della Regione Veneto. Venne arrestato per gli appalti truccati per le tangenti del Mose in Veneto. Vi ricordo un episodio che fa ridere, ma è drammatico. Venne una delegazione, mi pare, della Svezia, della Commissione Cultura svedese, a incontrare la Commissione Cultura della Camera dei Deputati, il cui presidente Galan era in carcere. Venne, e chiaramente il presidente della Commissione Cultura svedese domandava al vicepresidente: ma dov'è il presidente? Oggi non è potuto venire. Al che io dissi: non è che non è potuto, scusi presidente, non è che non è potuto venire, proprio, cioè non può venire perché è in carcere per corruzione. E questi del PD che l'avevano eletto mi dissero a me: però Di Battista, perché devi dire queste cose che ci fa fare cattiva figura? Come se fosse colpa mia. Ora, il paese che dovrebbe campare, di turismo, di enogastronomia e cultura più di tutto, c'aveva il presidente della Commissione Cultura in carcere, appunto, per tangente corruzione. Ora, certo, questi sono dei soggetti altamente pericolosi, però io a distanza di anni ho capito che la vera malattia della politica, che è anche una malattia che potrebbe colpire noi, ma noi abbiamo appunto delle regole che riducono questa possibilità, è essere privilegio dipendente. Tu entri lì dentro parlando dei problemi di cittadini, facendo comizi in piazza, il cambiamento, dicono sempre il cambiamento, oggi Palermo cambia pure se non l'hanno governata loro, lo dicono sempre, e poi finisci a parlare dei problemi tuoi. Esiste il corridoio, no? Il transatlantico, dove si fanno i capannelli dei deputati, stanno lì a parlare, parlano soltanto di correnti, controcorrenti, poltrone, contropoltrone, regole della politica, la politica che parla della politica, i problemi dei cittadini sono dimenticati. Perché? Perché sono, non lo so, cattivi, crudeli? No, perché banalmente, pensando al fatto che per loro la politica appunto è un lavoro, pur di non perdere il lavoro cercheranno di far di tutto, pur di non rimanere disoccupati faranno di tutto. Nella migliore delle ipotesi scendono a compromessi con la loro coscienza, nella peggiore delle ipotesi scendono a compromessi con il crimine organizzato, che gli garantisce magari finanziamenti o pacchetti di voti in cambio di una legge favorevole o dell'assenza di una vera legge anticorruzione, perché la mafia, che è una montagna di merda, senza la corruzione della politica non avrebbe la forza che ha. Quel palazzo è molto pericoloso, se noi siamo sempre in piazza, al di là di queste elezioni, riconoscete il 5 Stelle perché scende in piazza la settimana dopo che si è votato e che ha seguito tutto quello che abbiamo fatto in questi anni, non può negarlo. Anche coloro che non sono del 5 Stelle non possono negare che gli abbiamo fatto risparmiare centinaia di milioni di euro, che abbiamo combattuto per i diritti costituzionali, che non ci siamo piegati a questo sistema, veramente ci siamo messi di traverso a questo sistema estremamente pericoloso. Chiunque, anche coloro che non fossero del 5 Stelle o che sono del 5 Stelle a loro insaputa, perché c'è un mucchio di italiani che sono del 5 Stelle ma ancora non lo sanno, non può negare che il movimento è riuscito ad incanalare la giusta e sana indignazione dei cittadini in un percorso di partecipazione, in un percorso politico, perché la politica è bella, santa pazienza, ce l'hanno rovinata questi personaggi, ma è bella, significa venire in piazza e tentare di parlare di proposte, di soluzioni, risolvere dei problemi assieme. Se non credete alle parole, guardate questa piazza. I poliziotti e i carabinieri, che ringrazio, stanno in fondo alla piazza, non qua, non a difendere i cittadini dentro l'istituzione, i cittadini fuori. Non c'è bisogno di barriere, di intermediazioni, di scorte, non c'è bisogno. Io sono venuto con la macchina di Ignazio, 7 tappe oggi in Sicilia, la prima alle 9, l'ultima alle 11, non mi hanno neanche dato tempo per pisciare. Però mi hanno messo
un pappagallo in macchina a disposizione durante... Ma è vero, io dico mi scappa, no compa, non facciamo in tempo a Palermo, mi scappa, c'è Pitale. Così, perché sono dei pazzi, i cancelli sono dei pazzi. Gli avevo fatto comizi in comuni sotto 5.000 abitanti, c'erano, non so, più... Sì, a 45 gradi, incredibile. Ricevendo regali su regali, cioè, qua se respiri ingrassi, se respiri ingrassi. Come? Sì, non lo so, friggete tutti per se sto microfono sia fritto. Ora, credetemi, l'avete visto il principe cerca moglie con Eddie Murphy? Cioè, è presente la scena iniziale che arriva Eddie Murphy, che era il principe lì in un paese, apre la bocca e arriva quello che gli lava i denti. Io ho visto scene alla Camera dei Deputati che arriva l'auto blu di un politico. Questo scende, mette le braccia in questo modo e l'autista fa il giro per mettere l'impermeabile. Cioè sono, arrivano a pensare, a diventare, vi dicevo proprio, privilegio dipendenti. Che fa un tossicodipendente pur di remediare una dose, qualsiasi atto scellerato? E che fanno questi personaggi pur di continuare ad avere quel privilegio, essere chiamato onorevole, essere salutato dai carabinieri, costretti a salutare pure Gigina Pulpetta, l'autista appunto del boss Raffaele Cutolo, avere maxi stipendi, essere invitati nelle televisioni, scrivere un comunicato stampa che viene ripreso dai giornaloni di sistema, pur di non perdere questi privilegi fanno le azioni più scellerate. Fondano un partito con la mafia, come ha fatto Marcello Dell'Utri in carcere per mafia. Forza Italia è stata fondata da uno che è in carcere per mafia. O non fanno la legge sul conflitto di interessi perché devono leccare il culo alle banche d'affari, cosa che avviene oggi con il sistema renziano. E io aspetto ancora la querela di Maria Turi a Boschi, che aveva detto che mi querelava qualora avessi detto che si tratta di una bugiarda. Glielo diciamo dalla piazza intera, che è una vile bugiarda e che ha chiesto all'amministratore delegato di Unicredit di comprarsi la bancuccia di famiglia. E non ci stanno dei giornalisti che la inseguono ogni giorno, ma quando quereli, ma quando quereli, ma quando quereli, mi querelasse, se andiamo in tribunale e svegliamo l'arcano di fronte a tutta la cittadinanza, poi con una querela della Boschi io la metto nel curriculum, mi manca, santa pace. Pensate se fosse venuta qua la Boschi, altro che dispiegamento di... lì ci stavano i cecchini là sopra, tombini saldati, centinaia di poliziotti e carabinieri, i poliziotti stanno giù in fondo tranquilli, stanno in fondo secondo me per applaudire e non farsi vedere, perché stanno dalla parte nota. Cioè, mo vi racconto un po' di episodi, ma non vi divertire. Allora, davanti a Palazzo Chigi stanno sempre i poliziotti che fanno la guardia, bellissimi, con una mantella perfetta. Noi passavamo, un tempo avevamo gli uffici in piazza San Silvestro, ora non ce l'abbiamo più, condividiamo un ufficio in quattro deputati, io ho l'ufficio insieme a Mario Di Stefano, Carletto Randazzo, collaboratore, tutti quanti stiamo lì, perché abbiamo fatto un emendamento per bloccare gli affitti d'oro, abbiamo fatto risparmiare un sacco di milioni di euro ai cittadini e ora abbiamo questi uffici e stiamo nove persone lì dentro. Ma va bene uguale, prima ce l'avevamo in piazza San Silvestro, camminavamo davanti a Palazzo Chigi dove c'erano i poliziotti fermi lì, non si potevano muovere. Io camminavo con lo zaino e sentivo, pss, mi giravo il mobile, continuate così. Perché li conoscono e più li conoscono più li evitano. Vi potrei raccontare centinaia di episodi per farvi capire qual è la malattia del palazzo. Questi ormai sono così mischiati nella logica della politica come professione, come lavoro per tutta la vita, che giustificano l'ingiustificabile. E questo è il problema. Quello che per noi sarebbe proprio ingiustificabile, per loro diventa normalità. E ve li racconto questi episodi. Il primo intervento che feci in Parlamento dissi il PD è peggio del PDL. La Boldrini disse non offenda, che giustamente si offesero quelli del PDL. Però. Eravamo saliti sul tetto della Camera per difendere la Costituzione. Quell'atto fu fondamentale perché gli abbiamo fatto perdere tempo, una serie di meccanismi ha fatto sì che alla fine abbiamo vinto il referendum costituzionale. Ciò nonostante ci avevano sanzionato, squalificato, eccetera, eccetera, era la settimana in cui, se non sbaglio, Berlusconi era stato condannato in via definitiva per frode fiscale. Al che io dissi alla Boldrini, puniteci, sanzionateci, ma prima sbattete fuori i ladri di Forza Italia. Apri di cielo, gli avevamo dato dei ladri. Parte la caccia all'uomo, tutti questi energumeni, immaginate un po', di Forza Italia che vengono verso di me per picchiarmi. E i miei colleghi, c'era pure Manlio, mi fanno un cordone di sicurezza intorno, no? Per proteggermi. Ciononostante io vedo un deputato di Forza Italia che si infila velocissimo nel cordone di sicurezza e si avvicina verso di me per picchiarmi. Io lo guardo con la coda dell'occhio e inizio a pensare, speriamo che si avvicini, mi dà uno schiaffo, se mi butto per terra, simulo e prendiamo 3%. Al che si avvicina, Chiarelli si chiama,
appena mi sta un metro io tiro su le braccia in maniera gambiana, non violenta, così, che vuoi fare? Lui non sa che fare, le tira su pure lui. E c'è questa scena, avevo detto fuori ladri di Forza Italia. Lui così mi dice: Di Battista, non generalizzi, noi di Forza Italia non siamo tutti ladri. È una frase meravigliosa, bellissima. Come dire, ci stanno, per carità, non è che non ci stanno, però non siamo tutti ladri. Cioè, per lui era normale stare in un partito dove magari ci stanno pure dei malfattori. Altro episodio, perché poi di là non è che so meglio, PD. Cuperlo seduto su un divanetto alla Camera dei Deputati. Tra l'altro è molto difficile distinguere Cuperlo dal divanetto della Camera dei Deputati. Avevano appena, era scoppiato l'ennesimo scandalo, il tesseramento dei cinesi del Partito Democratico per le loro primarie, al che io, che utilizzo la teorista, l'ironia lì dentro pure per tenermi vivo in quel palazzo, perché altrimenti mi viene un fegato enorme a vedere la Sant'Anche ogni giorno quando viene. Vado verso Cupero e dico: Cupero, ma che avete fatto? Avete tesserato mio nonno che è morto nell'87? E Cupero mi guarda e mi dice: veramente? E lui era plausibile. Io no, e Cupero era uno scherzo, no, perché sennò intervenivo. Ma come intervenivi? Cioè, per lui erano, vedete che quello che a noi ci fa ridere, che ci sembra assurdo, per loro signori diventa la normalità. Ma non è colpa loro, non è che sono cattivi, crudeli. Malcolm X diceva: non temo la malvagità dei crudeli, ma il silenzio degli onesti. Forse è colpa del popolo italiano che per troppo tempo si è stato zitto. Perché non possiamo soltanto lamentarci e basta. Non si può votare l'amico dell'amico che qua ci fa un favore. E guardate che il voto di scambio è un cancro dovunque. Ed è per quello che non vogliono appunto il reddito di cittadinanza. È solo per quello che è una manovra economica che serve a ridare dignità, evitare che i cittadini, soprattutto i giovani, fuggano dalla Sicilia o da tutta l'Italia. Ogni anno scappano dall'Italia 120.000 persone, come tutti gli abitanti di Siracusa o di Vicenza. Ogni anno si perde una città. Vi rendete conto quello che è il sistema? Non è che i soldi non ci stanno, 17 miliardi di euro all'anno costa il reddito di cittadinanza. Il governo Gentiloni in 24 ore ha trovato 20 miliardi a debito per salvare le banche che i partiti politici si erano spolpati. De Benedetti con MPS, poi va in televisione, nomini De Benedetti, ti interrompono. A me capita, no, De Benedetti, vabbè, non parliamo degli assenti. Non ho capito, io devo parlare soltanto dei presenti. De Benedetti ormai è Voldemort in televisione, non lo puoi nominare, tu sai chi. Avata cadavra, De Benedetti. Veramente, è così, e guardate che ci vuole coraggio andare lì, tranquilli, respirare, non farsi innervosire, andare dalla Gruber che ti vuole interrompere e dire: dottoressa Gruber, la prego, mi faccia finire il concetto garbatamente. Non è facile, perché poi ci vanno Renzi, Salvini, la Boschi, gli danno il microfono e se ne vanno, di tutto quello che vuole, tutto quello. A noi non ci fanno finire una frase, lo sappiamo. Io spero che però i cittadini si rendano conto proprio della differenza tra noi e i politicanti, anche dal trattamento che riceviamo in televisione. Dal fatto che siamo sempre in piazza. Ma che dobbiamo fare di più? Dobbiamo rinunciare agli stipendi, tagliarci, l'abbiamo fatto. Dobbiamo non avere una sede, ma vi rendete conto che la prima forza politica del paese non ha una sede, proprio perché non la vogliamo pagare, perché non prendiamo i rimborsi elettorali. Dobbiamo fare informazione soltanto con i cellulari a costo zero. Guardate, ora stiamo riprendendo e ci stanno migliaia di persone qui dentro, migliaia. E 2 milioni collegate in questo momento in rete, 2 milioni. Lo facciamo. Dobbiamo fare denunce importanti, eccellenti, sapendo che se attacchi De Benedetti poi il sistema mediatico a lui riconducibile te la fa pagare con articolo. Un giorno ti descrivo come fascista, un giorno comunista, un giorno bolscevico, un giorno potenziale stupratore della democrazia, un eversivo. Perché poi provano in questo modo a dividere i cittadini, no? Catalogandoci un giorno a destra e un giorno a sinistra, perché se dicono che sei di destra, magari quelli che sono pensano di essere di sinistra non ti votano, e viceversa. Destra e sinistra sono categorie ottocentesche, ve lo dice uno: io l'ho votato al Partito Democratico, pensavo, ci credevo, scusatemi. Voi avete votato, voi avete dato 61 seggi su 61 a Berlusconi nel 2001, che non me lo dimentico, vergognato. Lei no, ma gente sì. Quanti? 61 seggi, come avete fatto? Siete responsabili, eh? Io poi li riconosco che hanno votato Berlusconi in questa piazza, vi si legge il fatto. Non c'era il movimento, pure noi abbiamo sbagliato, cercavamo il meno peggio, ci facevamo infinocchiare da questi talk show, lo so. Poi è nata un'idea che ha permesso ai cittadini di farsi Stato, che può permettere a Ugo di diventare sindaco a Palermo, che può permettere a Giovanni, a Giancarlo di diventare, mi ci daranno gli iscritti,
il primo presidente a 5 stelle della regione Sicilia, gli aboliamo i vitalizi in 2 settimane. Perché potrebbe veramente partire un'onda enorme di cambiamento dalla Sicilia. Tutti i principali cambiamenti in Italia sono partiti dalla Sicilia, nel bene e nel male. Io ci credo tanto, non è speranza, la speranza è una parola negativa, brutta, ho speranza. Ma di che speranza? Rimboccati le maniche, noi da soli non ce la facciamo, noi di più non possiamo fare. Io di più pure fisicamente non posso fare. Oggi dovrei stare pure a... c'ho anche altre cose belle alle quali pensare. Ma sculazzue! Grazie. Anche il padre sarà contento. Come? A me, guardate le tangenti che ricevo, il libro delle fiabe, che non è il programma renziano, ma è proprio un libro delle fiabe. Grazie. Se avete corredini, pannolini, io queste cose le accetto tutte. Il corredino. Grazie di cuore. Ammazza, la dedica ai tuoi figli. Grazie, poi la leggo. Perché credete... è populista, esatto. Ah, ho capito, populista. Certo, per l'amor di Dio. Considerate che veramente la carriera politica non è neanche nella mia massima aspirazione, no? Se mi interessasse la carriera politica oggi starei a Palermo, non è che qua io cerco voti, io sono di Roma, starei a curarmi il territorio, no? Forse si vota a settembre-ottobre, starei nella mia circoscrizione a trovare contatti. Come fanno gli altri a contatti a parlare, a promettere, no? Io ti prometto questo, però faccio questo. Ma così si comporta, noi no. Oggi abbiamo girato tutta la Sicilia, uno perché è una terra meravigliosa e non sto a fare il ruffiano, perché io ci sono venuto centinaia di volte, lo sapete, mi piace da morire. Stavo con i miei amici alla Guadagna, da quella parte là. Come? Sì, pane cameo, salino, ballerino, quando vuoi. Quando vuoi. Ma io sono esperto. Come? Non mi hanno portato dove siete andati ieri? Da Franco Vastigliaro. Questa è tutta pubblicità gratuita, la grande. Speriamo che... esatto, ma figurate, ma vi rendete conto che vanno più turisti in Germania che in Italia? Ma ci rendiamo conto, ci sono delle regioni tedesche che ricevono più turisti della Sicilia? Ma stiamo scherzando, ma è una cosa incredibile, questa terra deve campare di turismo 12 mesi all'anno, non d'estate. Però abbiamo una possibilità quantomeno di far trovare un lavoro a tante persone, che è una soddisfazione. Ora Alfano è terrorizzato da non poter rientrare in Parlamento, sta iniziando a mandare curricula a destra e a sinistra, da McDonald's. E dato che non troverà lavoro Alfano, perché hanno massacrato il lavoro, do una notizia, c'è la stampa distensiva: ad Alfano gli daremo il reddito di cittadinanza, 780 euro al mese, a patto che lavori 8 ore al mese per il suo comune d'appartenenza e che partecipi a un percorso di formazione per imparare un mestiere. Poi, se dovesse Alfano rifiutare 3 proposte di lavoro, perderà anche il reddito di cittadinanza. Questa è la nostra proposta. Sono terrorizzati. E dato che sono terrorizzati, terrorizzeranno. Dato che sono spaventati, proveranno a spaventare i cittadini, diranno di tutto, che siamo contro le pensioni, che vogliamo abolire le pensioni, e le scie chimiche, si inventeranno qualsiasi cosa, che non crediamo alla luna. Tutto faranno, sappiate, faranno di tutto quel che hanno fatto fino ad oggi, cioè la rielezione vergognosa di Napolitano, la ghigliottina per bloccare l'opposizione quando noi li volevamo salvare i soldi dei cittadini, quando hanno regalato miliardi di quattrini nostri alle banche private, il fatto che abbiano governato con Alfano gli ex comunisti, che Gramsci si sta rivoltando nella tomba, le schifezze che hanno fatto saranno nulla rispetto a quel che faranno nei prossimi mesi, perché sono terrorizzati, perché una maggioranza a 5 stelle gli fa finire in giro veramente di 2 settimane certi privilegi osceni, e poi alla fine sono terra, vogliono il vitalizio, vogliono l'auto blu, alla fine non è che pensano a chissà che, vogliono sentirsi importanti, ripeto, e dato che sono privilegio dipendenti, l'idea di perdere certi privilegi li fa impazzire, e lo sanno che siamo forti, lo sanno che cresciamo, siamo nati 4 anni fa, più di anni fa, però siamo entrati in Parlamento 4 anni fa, i primi tempi andavamo nei mercati, magari anche qui a Palermo, buonasera signore, noi siamo del Movimento 5 Stelle, chi? E dovevi spiegare tutto quanto. Oggi siamo il pericolo pubblico numero 1 di un sistema partitocratico che ci ha impoverito. Ma vi rendete conto che abbiamo vinto a Roma, a Torino, a Livorno, dopo 70 anni di partito comunista o frattaglie varie?
dovunque, appalti regolari facciamo, ci vuole del tempo, sì, per fare un appalto trasparente. L'abbiamo dimostrato a Livorno che le cose le sappiamo fare, ci vuole del tempo a Roma, e sappiate che ci vorrà del tempo pure al governo del paese. I primi mesi avremo senz'altro delle difficoltà, ve lo dico così, se non volete non votate il 5 Stelle, però poi non ve lamentate più ai bar la mattina, basta lamentarsi. Però ci saranno difficoltà, perché aggrediremo delle sacche di potere che non sono mai state aggredite, proveranno a difendersi, è normale, proveranno a resistere, è normale, lì vedremo chi vincerà la partita finale. Come? Non vi immaginate le banche, i mercati, non vi immaginate quello che faranno, quel che potranno dire su di noi, già lo fanno. A me hanno detto pure che ho preso i quattrini per il tour estivo in motorino da Putin. Ma voi ce l'avete Putin che mi manda 100 euro per mettere Michelle? L'hanno scritto. Dicono qualsiasi cosa. Berlusconi ha detto non sono laureato. Mi è toccato quelle là di Berlusconi, mai l'avrei pensato. Comunque, le diranno di tutti i colori. Lo sappiamo che questo è il sistema. Noi da soli non ce la facciamo. Chiudo dicendo che un politico tradizionale viene qui, vi promette cose, vi dice questo e quest'altro, magari ripara una rotatoria una settimana prima delle elezioni, perché questa è una repubblica fondata sull'asfalto elettorale, e poi sparisce. Noi invece vi diciamo che da soli non ce la facciamo, che o avremo un popolo che ci sosterrà, che ci controllerà, che ci soffierà sul collo quando, se dovessimo sbagliare strada, o non ce la faremo neanche se dovessimo avere la maggioranza. Questo paese lo cambia un popolo informato, che tira sulla testa, che non si lascia schiacciare, che la smette di fargliele passare tutte, perché se gliele facciamo passare tutte continueranno a passarci sopra sempre. Un popolo che si sente sovrano, orgoglioso di essere italiano, orgoglioso di essere siciliano, orgoglioso di essere palermitano. Questo vi chiediamo. Io sono fiero e orgoglioso di quello che abbiamo fatto, sono fiero, mi sono comportato bene, mi guardo allo specchio, sono fiero di come mi sono comportato. E vi chiedo di darci una mano, perché non si può abbassare la testa sempre. Tiriamo su sta testa. Viva Palermo, viva la Sicilia, viva il Movimento 5 Stelle. In bocca al lupo. Un grandissimo applauso ad Alessandro. Che meraviglia. Ora noi ce ne andiamo. Salutiamoli perché devono continuare il tour. Grazie. Devo scappare. Ci vediamo. Un altro applauso, ragazzi, che salutiamo. Facciamo. Ma ci sono, aspettate un attimo che ci sono due cose di cui ancora dobbiamo parlare, molto importanti. Alzate tutti le mani, tutti, amore, ora dateci una mano ad uscire. Siete splendidi.